Tre posti per la Polizia Municipale, due per gli istruttori informatici, sei per la categoria degli istruttori tecnici, sette posti per gli istruttori amministrativi, quattro per gli istruttori contabili, cinque per gli specialisti amministrativi ed uno da assistente sociale. 28 posti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. Il Comune di Trani torna ad assumere e dopo 30 anni bandisce un concorso. Alla fine di quello che il sindaco Medio Bottaro ha definito un lungo percorso di riorganizzazione è arrivato un momento che lo stesso sindaco definisce storico. Finalmente oggi abbiamo pubblicato una determina che rappresenta un momento storico per la vita, a quantomeno amministrativa, della nostra città. La determina numero generale 856 con la quale praticamente abbiamo indetto il nuovo concorso a tempo indeterminato, chiaramente pubblico, per la copertura di ben 28 posti nella pubblica amministrazione. Chiaramente questi primi 28 nell'arco di pochi mesi addirittura diventeranno 40, ma soprattutto consentiranno all'amministrazione tranese di avere finalmente le proprie graduatorie da cui attingere man mano che nei prossimi anni ci saranno sempre più pensionamenti. Primo passo sulla strada del concorso sarà la pubblicazione dei sei bandi per le relative categorie professionali. Il prossimo passo avverrà nei prossimi giorni, quando pubblicheremo i sei bandi per i diversi profili professionali. Chiaramente saranno pubblicati sul BURP, quindi sul bollettino sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sui canali del Comune di Trani, quindi amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi. Ognuno di voi potrà assolutamente accedere, verificare in che cosa consiste la prova. Sono una prova di preselezione, poi ci sarà una prova scritta e una prova orale. Comunque tutto viene già specificato in questa determina, che troverete già pubblicata anche questa nell'aula pretorio del Comune di Trani. Grande soddisfazione dunque per il sindaco Bottaro. Non sono mancate però le polemiche, come quella sollevata dal candidato sindaco d'Italia in Comune, Tommaso Laurora, che ospite della trasmissione di Teleregione Il Fatto del Giorno, ha evidenziato come a suo parere il concorso potesse essere bandito molto prima. Quando c'è stato il piano delle assunzioni, io ero per i concorsi, lui era per lo scorrimento. Io non l'ho mica firmato in consiglio comunale, io volevo che si facessero i concorsi nella mia città. E probabilmente lui, se avesse ascoltato i miei consigli, probabilmente sarebbe passato alla storia, perché nella nostra città non si fanno concorsi da 30 anni. Invece no, abbiamo dovuto privilegiare l'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie. Sbagliatissimo. Oggi parlano invece di nuovo di concorsi.